Joanna, Carolina del Sud, 1870. Il deputato di colore, Wade Perrin, è morto per ragioni politiche. Tulsa, Oklahoma, 1921. Tra 21 e 200 uomini di colore sono morti a causa di un malinteso circa una presunta aggressione ad una donna. Money, Mississippi, 1955. Emmett Till, un ragazzo di colore di 14 anni, è stato brutalmente colpito a morte. Gli sono stati cavati gli occhi e poi gettato in un fiume. Birmingham, Alabama, 1957. Edward Aaron, un tuttofare, è stato rapito, picchiato duramente e deviato con un rasoio. E nel 1963 è stata bombardata una chiesa battista e sono morte 4 studentesse. Jackson, Mississippi, sempre nel 1963. Contea di Neshoba. Medgar Evers, 1964, per i diritti civili. Questi, miei cari freaks, sono solo alcuni dei crimini compiuti dal Ku Klux Klan nel corso della storia. Vite spezzate per ragioni pressoché futili o solo di interesse ideologico. Ma com'è possibile tutto questo? Perché tutto ciò è accaduto? Da dove arriva questa organizzazione? Se siete pronti quindi per fare questo viaggio indietro nel tempo, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo con questo documentario sulla nascita del Ku Klux Klan. Questo video funge da riassunto di questo grande periodo storico, perché non basterebbero giornate intere per andare a sviscerare ogni singolo avvenimento. Detto ciò, prima di iniziare a parlare del clan, è doveroso fare un salto indietro nel tempo, per farvi capire il contesto politico, sociale, etico ed economico di quell'America che oramai non esiste più. Perdonatemi quindi per questa parentesi, ma scoprirete quanto sarà necessaria, indispensabile, per capire tutta la storia del clan e i motivi per cui purtroppo è nato. Per quasi tutto l'Ottocento americano, la schiavitù dei neri era ancora legale. Gli Stati Uniti, da poco formati, avevano creato un'egemonia di forza lavoro tale da potersi finalmente arricchire. Era giunto il tempo dell'espansione verso l'ovest, il Grande West. Era anche il tempo della nascita delle prime fabbriche al nord degli States, della nascita di grandi città industriali, ferrovie e libero commercio di prodotti esportati ed importati. I nordisti, ovvero gli abitanti del nord degli Stati Uniti, si arricchivano ad una velocità spaventosa. Grazie agli scambi commerciali con le costiere che davano sull'Atlantico, arrivava di tutto: persone, idee, progetti e merce. L'industrializzazione si era enormemente diffusa al nord, elementi più liberali nascevano in quella zona d'America. Per i sudisti, ovvero gli abitanti del sud degli Stati Uniti, la situazione era analoga e allo stesso tempo diversa. Di sicuro in quegli stati, alcuni appena nati, altri in via di sviluppo, c'era della ricchezza. Molte persone distinte potevano vantarsi di possedere terre coltivate, proprietà immobiliari e amicizie famose in politica. La sostanziale differenza con il nord erano gli schiavi. Al sud, in quegli anni, c'era un'altissima concentrazione di popolazione nera e schiavizzata. Pensate che in alcuni stati corrispondevano ad un terzo della popolazione totale. Il commercio umano, lì, era molto redditizio
e quelle donne e quegli uomini rappresentavano la forza lavoro più remunerativa in assoluto. Uno schiavo costava in media $1,000, che al tempo non erano poco. E se eri uno schiavo di colore, eri merce per il tuo padrone, una sua proprietà. Davvero pochi nel corso del tempo si erano emancipati. Guarda un po', tutti negli stati del nord. Il nord ha già da un po' iniziato a non voler la schiavitù, ma non solo per motivi etici, quanto più per motivi economici. Il nord, generalmente più sviluppato a livello di civiltà e industria, subisce negli anni una forte protesta bianca. Molti lavoratori bianchi pretendono di essere assunti in regola e con contratti equi, piuttosto di usare ancora gli schiavi. Quest'ultimi, in un certo senso un po' perverso, era come se rubassero, tra mille virgolette, il lavoro a quei bianchi. Questo motivo, oltre ad un'etica sempre più pacifica, portano alla graduale abolizione della schiavitù in molti stati del nord. Già molti intellettuali del tempo, anche venuti prima, considerano la schiavitù una pratica così antica da essere barbarica. Ora, finalmente stava per esserci uno spiraglio di luce per quelle milioni di persone. Ma ancora la battaglia vera deve iniziare. Gli squilibri di pensiero tra nordisti e sudisti iniziava a farsi sentire. Per secoli il sud si era arricchito e aveva usato gli schiavi per migliorare la condizione di vita. In America ogni proprietà privata è sacra, per cui anche uno schiavo, essendo considerato una risorsa lavorativa, una merce, era di proprietà privata. Nessuno nel sud si poteva permettere di toccare gli schiavi degli altri, perché avrebbe significato toccare la proprietà privata di qualcuno. Il presidente Lincoln aveva, secondo i sudisti, osato firmare un problema terribile, un proclama di emancipazione della popolazione nera negli stati liberali. Per i sudisti era inammissibile che i nordisti osassero toccare le proprietà private. I dissapori si stavano facendo sempre più feroci ed era sembrato a tutti inevitabile uno scoppio. Ecco la nascita della guerra civile americana. Dopo tante battaglie, lotte, morti e sconfitte, la guerra civile è ricordata ancora oggi. Non è questo il video giusto per approfondirla tutta, ma sappiate che, in sintesi, questi sono pressappoco i motivi per cui si è acceso uno scontro durissimo. La lotta per ottenere quella proprietà privata, ovvero gli schiavi, è stata ardua. Per la prima volta gli States si sono scontrati nonostante la loro alleanza. Ma per concludere questa parentesi storica, arriviamo quindi alla fine della guerra civile. La data dell'ultimo conflitto terminato è quella del 13 maggio 1865. Tutto questo segna una sconfitta per i sudisti e la fine del conflitto. I sudisti sono costretti da Washington a sottostare leggi che non vogliono e che secondo loro distruggerebbero la loro economia. Inizia quindi la fase di ricostruzione, come l'hanno ribattezzata, ovvero il periodo postumo alla guerra, dove si ricostruisce da zero una civiltà pacifica, ma solo sulla carta. Molti generali, soldati semplici e comandanti si vedono distrutti e umiliati oltre ogni limite. Da questo odio, da questa infinita voglia di rivalsa, si pianta il seme del clan. Sconfitti i sudisti, tutti loro sono obbligati a rispettare il proclama di emancipazione. La schiavitù, sulla carta, deve essere abolita. Punto. Senza se e senza ma. Per gli sconfitti questo è come girare il coltello nella piaga. Mettendoci nei panni di uno di loro, possiamo azzardare un esempio. Immaginiamo di essere un capofamiglia di una discendenza agiata che si è arricchita con una piantagione di cotone nel sud. Abbiamo tantissimi schiavi che lavorano per noi e ci rendono ricchi. Noi abbiamo una grande considerazione di loro, perché fin da piccoli siamo stati abituati così. Ma ad un certo punto ci dicono di liberarli tutti, mandando in rovina la nostra intera famiglia, i nostri soldi, tutto quanto. Noi quindi ci ribelliamo, andiamo a combattere, ma torniamo feriti
sia fisicamente che moralmente, e costretti alla miseria. Ecco, ed è proprio per quelle persone che tutto questo è decisamente inaccettabile. Il problema, con gli occhi di oggi, risulta evidente alla base, ovvero quello di considerare la popolazione di colore come inferiore e da schiavizzare. Ma per secoli si era portati a pensarlo ed è difficile togliersi dalla mente certe idee, specialmente se altri fanno lo stesso non solo da anni, ma da secoli. Per questi motivi, nel sud degli Stati Uniti si crearono vari gruppi di ribelli contro questo sistema, atto a liberare una loro proprietà. L'esercito del Nord aveva preso il potere in quei territori per attuare le leggi imposte da Washington, ma quasi nessuno ci stava. In Florida, già molti ribelli avevano avuto quel pensiero sovversivo nei confronti dei nordisti. Il punto per loro era: se non possiamo averli noi gli schiavi, non li avrà nessun altro. Sparizioni, omicidi e sevizie stavano iniziando. Ma una data storica segna l'inizio della fine, la somma di tutto l'odio contro il Nord e contro una popolazione assoggettata e considerata impura. Nella cittadina minuscola di Pulaski, nello stato del Tennessee, 6 persone si riuniscono, discutono, fanno persino in modo di incidere una targa commemorativa che recita quanto segue. Qui è stato fondato il KKK, nell'ufficio del giudice Thomas M. Jones, il 24 dicembre 1865. Nella stessa targa sono elencati i nomi dei 6 membri di questo clan. Tutti loro si sono ritrovati, scoprendo di avere interessi e ideali in comune. In una parte di America sconfitta, in procinto di emancipare gli schiavi e poco denaro in circolazione, i 6 membri crearono una sorta di circolo privato. Ancora non è il clan che noi conosciamo. Il giorno della fondazione, i 6 discutono sulle basi di questo circolo. Le prime 2 discussioni sono sul nome da scegliere e sul regolamento da applicare. Dialogando, il primo nome che venne fuori è Clocklets, il nome di una persona molto temuta dai neri della Georgia, ma questa venne scartata. Allora un altro dei membri ricordò di aver studiato al college il greco antico, per cui venne proposta la parola kuklos, che vuol dire fascia, cerchio. L'idea piacque, ma uno dei 6 suggerì di dividere la parola in 2, modificandola un po'. Uscì fuori Ku Klux. Sempre il primo giorno, tutti e 6 scoprirono di avere delle origini scozzesi, e in onore alle antiche sette della Scozia, venne così proposta la parola clan, con la C. Per coerenza con Ku Klux venne scritta con la lettera K. Così nacque il nome completo, Ku Klux Klan, un nome terribile, temibile e potente. Un nome che sopravvive ancora oggi. La storia della neonata organizzazione del clan non si ferma certo qui. Fosse rimasto solo un circolo privato di 6 persone, accomunate dallo stesso tedio, non ne parleremo ancora oggi. Ma siamo ancora all'inizio, per cui questi fanatici 6 generali credono, come molti del loro tempo, che i neri non sono degni neanche di essere chiamati umani. Forse un pochino sì, ma li credono sottosviluppati, buoni solo ad essere comandati. Trovano inammissibile che il Nord pretenda che proprio loro debbano avere gli stessi diritti dei bianchi. Da questa filosofia ne segue una ancora peggiore. L'odio aumenta come un cancro fino a raggiungere molte altre minoranze da odiare. Quei 6 unici membri, nella città di Pulaski, si rendono conto che non solo i neri sono il problema, ma tutto ciò che non è bianco, protestante e di origini anglosassoni. Quindi, ebrei, cattolici, omosessuali e tutto il resto. Niente al di fuori di loro può essere degno di definirsi americano. A questo punto il nome c'è, le ideologie sulla supremazia della razza bianca ci sono. Manca però tutto il resto. In un opuscolo storico è riportato quanto segue. Siccome era compito primo del clan ergersi a salvaguardia della purezza, della famiglia, specialmente le vedove e gli orfani soldati confederati,
Per le tuniche fu scelto il bianco, come simbolo di purezza. E per conferire ad esse maggiore rilievo, fu scelto per le rifiniture il rosso, simbolo di sangue che gli uomini del clan erano pronti a versare in difesa degli inermi. Quando si parla del clan, specialmente delle origini, non si può non parlare dell'aspetto estetico. Riconoscibilissimi per volontà di base, il clan ha sì utilizzato delle tuniche bianche, ma anche nere. Questo abbigliamento spesso era accompagnato da cappucci o semplicissime maschere con due buchi per vedere. Tale impronta stilistica, se così vogliamo chiamarla, ha avuto un senso. Essendo loro dichiaratamente contro gli ex schiavi liberati, con questi costumi cercavano di far breccia nella paura dei più superstiziosi. Volevano terrorizzare, facendo credere di essere i fantasmi di quei camerati bianchi, morti, a causa di quelle leggi di emancipazione. Sono riportati fatti in cui i primissimi episodi di terrore, portati avanti dai sei fondatori, consistevano solo in camminare per le strade in sella ai cavalli, svegliare nella notte persone di colore con trucchi di illusione, come per esempio ossa sotto le tuniche o facendo credere di perdere la testa. Così, per far credere di essere per davvero dei cadaveri viventi. Per i fondatori era tutto così divertente, da sembrare quasi una bravata giovanile. Infatti, non vedevano l'ora di leggere, all'indomani di quegli atti, le pagine dei quotidiani, dove parlavano di cavalieri nella notte. In poco tempo a Pulaski, tutti hanno iniziato a parlare di loro, senza però sapere chi fossero in realtà. Fa quasi sorridere di come i primissimi veri attentati del KKK siano stati solo questi, delle burle, bravate, niente di più. Ma come dice il detto, giocando col fuoco, si finisce per bruciarsi. In quegli anni, siamo in tempi in cui i giornali fanno notizia e il passaparola. Non c'è nient'altro. I cavalieri bianchi della notte fanno il giro di stato in stato. Dato che la stragrande maggioranza del sud condivide gli stessi ideali dei sei fondatori, arrivano inesorabili le richieste di qualcuno che vuol far parte del club. Quelle burle, fatte finora, hanno sì divertito, ma anche stuzzicato le menti più diaboliche. Forse i fondatori sperano che, facendo così, gli ex schiavi sarebbero tornati al loro lavoro abituale. In realtà, questo non si verifica come sperato. Ma per loro è stato tutto così divertente da risultare come una rivincita a seguito di quel periodo disastroso per la loro economia e ideologia. In questo modo il clan non ha neanche dovuto farsi troppa pubblicità per attrarre persone interessate ad entrare dentro questo neonato circolo, perché iniziano ad arrivare da sole. Essendo il clan una sorta di resistenza, un gruppo che doveva agire nell'ombra, anche se spesso compie azioni sotto gli occhi di tutte, la modalità per entrare è pressappoco questa. Leggi sul giornale delle azioni del clan e ti appassioni. Senza troppi sforzi, conosci un amico che ne fa parte e gli chiedi spiegazioni. Se vieni reputato idoneo in base a ciò che pensi e a ciò che sei, sei invitato nel luogo della riunione. L'ufficio segreto ti apre le porte al calar del sole. Ti si fa entrare bendato e vieni sottoposto a delle domande. Se le tue risposte non risultano soddisfacenti, ti lasciano semplicemente fuori, senza ripercussioni. Se le risposte invece risultano conformi all'ideologia del KKK, ti vestono di tutto punto. L'abito è composto dalla tunica regale, dalla corona regale, ovvero il cappuccio, e dal sacro cinturone. Ti si chiede di ripetere il giuramento parola per parola. E dopo vieni sbendato e ti si dà il benvenuto. Col passare del tempo però la situazione diventa più seria e più pericolosa. Molte persone, decisamente meno incline a spaventare, ma più ad agire, si fanno strada tra i numerosi nuovi adepti, e non solo a Pulaski. Ci si rende conto di come in altre città, in altri stati e contee, si sono già create delle organizzazioni ribelli simili, ma mai così precise, ferre e riconoscibili come il Ku Klux Klan. Volti nuovi e gente fresca inizia a farsi avanti. Sempre più riti di iniziazione si stanno svolgendo.
Si svolgono però anche i primi atti criminali. Alcune teste calde attirano l'attenzione della polizia, manifestando atteggiamenti così ostili contro i neri da infangare il nome del clan stesso. I sei fondatori stanno vedendo, passo dopo passo, un rischio per la loro stessa organizzazione. Fanno in modo di stabilire con più chiarezza la segretezza del loro operato, ma si rendono conto che, solo in sei, non riescono a starci dietro. Il clan sta diventando troppo numeroso e solo sei fondatori non bastano. Il covo a Pulaski non basta più per tutti. Così ci si spinge un po' più in là. I fondatori intanto erigono un documento che è la base del loro credo, una Bibbia di regole da rispettare sempre e comunque. In queste regole si evince una cosa piuttosto particolare. Si tollerano una volta per tutte le violenze razziste. In un primo momento è parso che i fondatori fossero contrari a queste pratiche omicide, ma è evidente come si siano ricreduti e abbiano ritenuto giusto continuarle e giustificarle. In quella fase di espansione, tutto venne regolamentato e ben gestito. I sei fondatori vennero visti come dei nobili leggendari e la loro fama, tra i membri, cresce di anno in anno. Il protoclan smette di essere nella fase embrionale quando viene stabilito il nuovo punto di ritrovo, ovvero la grotta, un anfiteatro naturale immerso nei boschi, a circa 5 km dalla città di Athens, nello stato della Georgia. In quella città, prima, c'erano stati dei subbugli circa l'organizzazione del clan, per cui è stato un gesto di ordine e disciplina quello di istituire la grotta lì. Quel punto veniva usato anche per dar dimostrazione della loro potenza verso ignari prigionieri di colore catturati per chissà quali motivi. Non uccidevano per forza, ma il clan faceva in modo di installare nella mente di tutti la paura, anche tra i membri stessi, perché se non eri pronto, non entravi. Molti giovani, infatti, non sono stati presi perché non pronti abbastanza a servire la causa. Tra gli adepti c'erano persone per bene, ricchi imprenditori di schiavi o semplicemente con schiavi, che andavano contro il volere del Nord nel rendere il Sud simile ai loro governi. In una grande riunione del clan, avvenuta nel 1867, si apportarono modifiche organizzative atte a restare nella storia. Il KKK diventò, stando alle parole usate quel giorno, un'istituzione di cavalleria, umanità, misericordia, il patriottismo. Il giuramento iniziale, a cui tutti dovevano sottostare, venne cambiato un po'. Una tra le tante domande chieste ai nuovi affiliati del clan spicca, quella forse più rappresentativa. Credi nei diritti inalienabili dell'autoconservazione del popolo contro l'esercito di un potere arbitrario illegale? Un nuovo documento veniva letto non appena le nuove cerimonie di iniziazione finivano e recitava più o meno così. Il clan è stato formato per rigenerare il nostro sfortunato paese e riscattare la razza bianca dalla condizione umiliante cui era stata ultimamente ridotta in questa repubblica. Il nostro scopo principale e fondamentale è quello di mantenere la supremazia della razza bianca. La storia e la fisiologia ci insegnano che apparteniamo ad una razza che la natura ha dotato di una superiorità evidente su tutte le altre e che il Creatore, elevandoci così al di sopra del livello di creature umane, ha inteso conferirci il dominio sulle razze inferiori. Dominio cui nessuna legge umana può mai derogare. Così facendo il clan riesce a farsi strada su sentieri sempre più assolutistici e fanatici. Tutti i membri si sentono legittimati da queste parole cariche di un pomposo odio razziale. La struttura gerarchica del clan, così, si fa più frammentata, ma meglio gestita, con ruoli ben specifici da suddividere in base agli adepti e in base alle città dove il clan è installato. Nello specifico, inizialmente, la struttura gerarchica era composta inizialmente da un'imparzialità di meriti e decisioni, spartiti tra i sei fondatori. Successivamente, uno di loro viene chiamato Gran Ciclope, il capo supremo, e a seguire il suo braccio destro, ovvero il Grande Mago. Tutti gli altri sono chiamati spettri.
Dopo quella famosa riunione del 1867, la piramide gerarchica si conferma e si consolida. I ruoli della piramide si basano sulla presa di potere dei vari reami, ovvero gli stati dell'Unione. In ordine, sono questi i nomi di capi e sottocapi. In cima a tutti c'è il Grande Mago. Al di sotto, in ogni reame, c'è a capo del governo un Gran Dragone e il suo braccio destro, un Gran Titano. Ogni provincia o contea è governata da un Gran Gigante. Per quanto riguarda tutti gli altri adepti rimasti, questi portano il nome di Spettri. L'ordine del clan, quindi, è ufficialmente formato. Tra di loro si inizia a parlare della nascita di un impero invisibile, un regno nell'ombra, che comunque rimane sulla bocca di tutti, sottoverte i nordisti, purificando il sud da tutti quelli che non sono bianchi, protestanti e di origine anglosassone. Quindi, neri compresi. Documentato è il primo grande mago della storia del KKK, ovvero un ex ufficiale superiore dell'esercito che si chiama Nathan Bedford Forrest. Sotto la sua guida, il nuovo e ben gestito clan si appresta a compiere i suoi orrori. E dato che le notizie girano su questa organizzazione, per risolvere i primi problemi gestiti, dovuti alla deficienza di certi membri nel farsi scoprire, dichiara sciolto il clan. Ma è solo apparenza. Tutti così iniziano a credere che in realtà non c'è più nessun clan, nessuna organizzazione, niente di niente. In verità, c'è, ed è più carica che mai. È il vero inizio di un impero invisibile. Per farvi rendere conto con maggiore affidabilità di quello che è stato detto prima, vi riporto due dichiarazioni scritte da parte di due storici. La storica Elaine France Parson descrive: sollevare la maschera del clan ha rivelato una moltitudine caotica di gruppi di vigilanti antineri, contadini bianchi poveri scontenti, bande di guerriglieri veterani, politici democratici che erano stati rimpiazzati, distillatori illegali di whisky, riformatori morali coercitivi, sadici, stupratori, operai bianchi timorosi della concorrenza nera, datori di lavoro che cercano di imporre la disciplina sul lavoro, ladri comuni, vicini con rancori vecchi di decenni e persino alcuni freedmen e repubblicani bianchi che si sono alleati con i bianchi democratici o avevano programmi criminali propri. In effetti, tutto ciò che avevano in comune, oltre ad essere prevalentemente bianchi, meridionali e democratici, era che si chiamavano, o venivano chiamati, Klansmen. Poi, lo storico Eric Foner osserva quanto segue. In effetti il clan era una forza militare che serviva gli interessi del Partito Democratico, della classe dei piantatori e di tutti coloro che consideravano il ripristino della supremazia bianca. I suoi scopi erano politici, ma politici nel senso più ampio, in quanto ha cercato di influenzare i rapporti di potere, sia pubblici che privati, in tutta la società del Sud. Mirava a invertire i cambiamenti interconnessi che stavano attraversando il Sud durante la ricostruzione. Distruggere le infrastrutture del Partito Repubblicano, minare lo stato della ricostruzione, ristabilire il controllo della forza lavoro nera e ripristinare la subordinazione razziale in ogni aspetto della vita del Sud. A tal fine hanno lavorato per frenare l'istruzione, il progresso economico, i diritti di voto e il diritto di tenere e portare armi dei neri. Il clan presto si diffuse in quasi ogni stato del Sud, lanciando un regno del terrore contro i leader repubblicani, sia bianchi che neri. Al di là di queste dichiarazioni, la situazione in quegli anni, di fine Ottocento, è davvero prospera per il clan. Sembra essere nato nel posto giusto e al momento giusto. Purtroppo però, in alcune comunità religiose, si diffonde tra le messe la convinzione che i neri sono una razza a tutti gli effetti, non proprio umana, al massimo subumana, ma religiosamente, fisicamente e mentalmente sottosviluppata rispetto ai bianchi. Molti sacerdoti protestanti giustificano la schiavitù per il semplice fatto che è scritta nella Bibbia. Quelle che sentirete adesso
per darvi ancora una maggiore idea, sono sporadiche dichiarazioni della mentalità comune di quelle persone. La prima dichiarazione dice: «Oh sì, un bel governo questo. Ma senti, senti un po' questa storia. Avevo visto una volta un negro libero, un mulatto, proprio come un bianco. Aveva su anche la camicia più bianca che avessi mai visto. Aveva un orologio d'oro, una catena e un bastone, con tanto di manico d'argento. Era il più nababbo dello Stato. Pensa un po', dicevano che era un professore d'università e che sapeva un sacco di lingue, sapeva tutto. Dicevano che poteva votare. Io dico, dove si va a finire così? Dico allora alla gente, ma perché questo negro qui non lo mettono all'asta e non lo vendono? Vorrei proprio saperlo». La seconda dichiarazione viene da un membro del clan, durante una riunione. «Amici miei, voglio condividere qui con voi qualcosa della storia, della gloriosa storia del KKK. Esso è nato da un effettivo bisogno di proteggere l'uomo bianco dal sud e dagli ebrei che venivano qui e si univano ai neri per cercare di arraffare tutto ciò che l'uomo bianco possedeva. Questi esseri però imparano che l'uomo bianco non si lascia spogliare senza batter ciglio. Si unì così nel Ku Klux Klan. Ora alcuni di voi dicono, ma Gesù era ebreo. Gesù non era ebreo, era un bianco. Io vi parlo nel nome di Dio e vi conviene ascoltare ciò che ho da dirvi». Come vedete, l'odio è la colonna portante di tutto. Anche se non sono solo i neri ad essere le vittime, lo diventano col passare dei mesi e degli anni. Il clan odia anche gli ebrei, ma nei primissimi anni di vita dell'organizzazione, molti ebrei hanno trovato una casa all'interno dell'impero invisibile. Vedendo però l'aria che tira, gradualmente sono diminuiti o cacciati via. Il punto è che la popolazione di colore è l'obiettivo primario e non merita di popolare quei suoli di America, considerati da questi fanatici come sacri e inviolabili. A quel punto il clan ha davanti a sé diversi ostacoli nel raggiungimento del suo macabro sogno di purezza. Moltissimi sono i membri, ma troppi sono i nemici da affrontare. Se la guerra civile era andata persa, era inutile ritentare con una seconda, per cui bisognava agire col terrore, puntare nell'ombra persone di interesse o semplicissimi civili comuni, così da lanciare sempre più messaggi a Washington sul loro malcontento. Molti neri erano chiamati a votare e a vivere civilmente, ma questo era praticamente impossibile in quegli stati. Durante la ricostruzione, il Nord tentò di stare col fiato sul collo ai ribelli del Sud e di conseguenza anche al clan. Sono state fatte delle operazioni politiche al fine di rendere l'intera situazione quanto più sotto controllo possibile. Spiccano in particolar modo quattro soluzioni maggiori, scaturite da quel programma di emancipazione firmato da Lincoln per tutelare e proteggere la popolazione nera. La prima soluzione era quella di spedire molti ex schiavi in una delle colonie apposite dove poter, lì, creare delle città fatte interamente di neri. Le località erano alcuni territori dell'Africa e Haiti, ma le cose non andarono come sperato e molti, specie quelli di Haiti, fecero ritorno in America. La seconda soluzione era quella di piazzarli in ruoli pubblici, in particolar modo nell'esercito. Per intenderci, già alla fine della guerra civile si contavano 186.000 neri tra i soldati. La terza soluzione non è stata proprio governativa, quanto più locale. Ovviamente, anche tra i sudisti c'era della gente che pensava che la schiavitù era da abolire. Quelle anime pie che hanno tentato di aiutare il governo hanno creato delle piccole squadre di aiuto ai neri nella strada dell'indipendenza. Ma la quarta soluzione è quella più ricordata e la più controversa, quella che riguarda molto la nostra storia e i crimini del clan, la nascita dell'organismo chiamato Freedmen's Bureau. Questo Freedmen's Bureau era un organo dentro cui stavano persone incaricate dal governo per controllare che tutti gli stati rispettassero le nuove leggi contro la schiavitù.
dava una mano, anche economica, all'uomo di colore, che voleva essere libero, autorizzandogli il possedimento di 40 acri di terreno e un mulo. Tutto questo però non portò a grandissime rivalse. Il problema di tutti questi aiuti è dovuto alla presenza del clan, ma anche alla gente comune, che non ne faceva direttamente parte. La tragica situazione di arretratezza del sud non permette subito l'ingresso libero a questa gente, che pochi anni prima era sotto le loro dipendenze. Il Freedmen Bureau è visto come la somma di tutto l'odio dei sudisti e del clan. Non a caso fanno in modo di contrastarlo il più possibile. E qui c'è una parte importante delle azioni del clan, la corruzione. Forse noi ora lo diamo per scontato, ma l'avere nel proprio stato così tanti governatori corrotti, o semplicemente simpatizzanti, non è certo da poco. Per la brava gente è incredibile che proprio alcuni funzionali del Freedmen Bureau risultano essere inefficaci, perché contagiati da questa ideologia bianca assolutista. Proprio loro, che dovrebbero lavorare per far funzionare le cose. Se in tutto ciò avete respirato l'aria di mafia, è perché effettivamente ci sono delle similitudini. Entrambe le organizzazioni agiscono nell'ombra, in serie di attentati d'onore. Si armano di omertà e godono di un certo primitivo rispetto, sfruttando condizioni disastrate per avere membri, merce, armi e denaro. Però il KKK è decisamente di tutt'altra matrice, visto il modo con cui è nato e si è sviluppato. L'odio razziale è alla base di tutto, compreso l'antisemitismo. Anche qui ci potrebbero essere dei rimandi, magari nazisti, con la razza ariana. E anche questa volta avreste ragione. Riversare tutto questo odio nei confronti di una minoranza genera una forza giustificativa notevole e porta dietro di sé un gran numero di gente pronta ad imitare. Alle volte anche a distruggere o deviare i principi di base. Cosa che è successa col clan, ma anni e anni dopo. Per il momento sappiate che questa è la condizione dentro cui gira il clan, in un paese complesso e in ricostruzione. In sella al clan, alla stampa e ai politici corrotti, si galoppa verso una guerra civile silenziosa. Ci sono tre stati dell'Unione dove una buona documentazione riporta atti terribili e atroci, atti di cui purtroppo si sente parlare poco. Perché oscurati dal tempo ed altre disgrazie compiute in tempi più recenti. Iniziando a parlare proprio di uno di questi stati, ovvero la Carolina del Sud, si possono notare tanti crimini assurdi, scandalosi e violenti. La Carolina del Sud aveva dichiarato apertamente di non rassegnarsi a una uguaglianza razziale o ad una supremazia nera, cosa che comunque non ci sarebbe mai stata. In troppi pensavano che i neri, ad un certo punto, avrebbero soverchiato l'America, riempiendo il Congresso e causando disordini e tragedie. L'attività del clan nella Carolina del Sud toccò due culmini. Il primo fu alla fine del 1868, nelle contee di York, Lawrence, Anderson, Edgerfield e Abbeville. Si ebbero incidenti dove molti neri non riuscirono a votare, né a tornare a casa. Il secondo culmine, ben più grave, si registra nel 1870 e 71. Le vittime di questi misteriosi incidenti arrivarono a 227, che considerando la densità demografica all'epoca non sono affatto pochi. Naturalmente non si fermarono a questo. Alcuni uomini di colore arrestati vengono liberati dalle carceri e impiccati. Gruppi di spettri incappucciati agirono nella notte. I sistemi che adottavano e che hanno adottato per molti anni sono l'impiccagione, il pestaggio, l'incendio e l'uso della frusta nelle più rosee situazioni. Situazioni che avvenivano, purtroppo, ben poche volte. Una delle tante particolarità del clan, oltre a quelle già citate, è il fatto che in un modo o nell'altro annunciano sempre la loro venuta. Praticamente in quel tempo, se sei scomodo per il clan, i membri ti mandano una minaccia sotto forma di lettera, cartello scritto, croce infuocata o altri sistemi atti a farti capire che loro sanno dove sei, sanno chi sei e cosa stai facendo di sbagliato. Se sei una persona che non smette di fare quello che fa, il clan si infastidisce ancora di più e manda i suoi spettri, o a toglierti la vita,
o affustigarti fino alla morte o alla rassegnazione. C'è una circostanza un po' isolata che vede l'impiccagione di alcuni detenuti neri. Questi criminali di colore dovevano essere portati in un'altra prigione e per il clan questo non andava bene. Loro dovevano morire. Così hanno fatto da sé. Lì, gli spettri del clan hanno lasciato un cartello con su scritte queste parole, senza però avvisare prima del loro fastidio né della loro effettivazione. È il KKK che vi parla. Ancora una volta siamo stati costretti dalla forza ad usare la forza. Saputo che un certo Thomas, non sicuro del fatto suo, aveva ordinato che i prigionieri colpevoli fossero trasferiti da Union a Columbia, abbiamo deciso di agire. Noi crediamo nell'ineluttabilità delle cose e pensiamo che questo sia il meglio che si sarebbe potuto fare. Vogliamo la pace, ma non sarà possibile averla finché non tornerà la giustizia. Noi vogliamo ed otterremo giustizia. La politica è fondamentale in questo stato e il fatto che gli uomini di colore ne facciano parte, per i residenti e per il clan, è assolutamente intollerabile. Ma a seguito di grossissimi disordini in Carolina del Sud, il Congresso approva il Ku Klux Act, ovvero un organo di agenti federali mirati a colpire quell'impero invisibile. Nonostante tutto questo porti all'arresto di persone insospettabili, non ferma certo l'organizzazione e anzi, in un certo senso, peggiora le cose. Il Ku Klux Act viene visto come un attacco diretto nei confronti della cavalleria del clan. Ma non solo. Essendoci molti simpatizzanti comuni, come semplicissimi cittadini o contadini, il clan trova conforto nelle voci e nella stampa, per reprimere questa voglia del governo di distruggere una cosa considerata da loro come buona, giusta e necessaria. A capo del governo della Carolina del Sud c'erano dei simpatizzanti, ma come anche persone contrarie. In un modo o nell'altro, comunque, si faceva in modo di negare l'esistenza del clan. Questo per salvaguardarne la struttura, senza comprometterla e senza fare nomi, essendo questi segretissimi quanto importanti. Non ci si poteva fidare di nessuno, in quanto chiunque poteva essere del clan. Ma la cosa incredibile è che comunque alla gente questo andasse bene. Anzi, condivideva gli ideali e magari simpatizzava senza mai entrare a far parte. La violenza portata avanti in quello stato veniva accettata se usata contro la comunità nera. Anzi, pare che sia proprio lì che il clan ebbe la conferma dell'efficacia di tali sistemi. Se i ricatti, le intimidazioni, le minacce, le torture e le esecuzioni funzionavano, perché non farle sempre? Altri stati ispirati e ben gestiti in questo impero nell'ombra prendono ad esempio questi gesti, anche al di là dell'effettivo ideale. La supremazia bianca è diventata per molte persone anche solo una scusa per far del male o togliersi di torno una persona scomoda. Oramai sempre più nuovi membri accettano queste cose e sebbene i sei primi fondatori non avessero esercitato fin da subito atti così barbarici, la svolta nella Carolina del Sud sarebbe stato solo un piccolo trampolino di lancio per altre stragi sempre più terribili negli anni a venire. Sempre più bruti, giovani arrabbiati e non troppo istruiti accrescono l'orrore di un clan destinato a far la storia nera di un intero paese. Il secondo stato dell'Unione da prendere in considerazione per questo video è la Georgia, sempre uno stato del sud. Parlare dei crimini avvenuti lì, a fine 800, risulta ostico perché si deve introdurre un'altra condizione attraverso cui il clan ha combattuto e minacciato: le scuole. A quel tempo, durante la ricostruzione, dal nord arrivano non solo ordini, soldati e organi per controllare che tutto vada bene, ma anche insegnanti pronti ad educare le nuove generazioni di ex sclavi. L'insegnamento deve avvenire sempre in classi separate dai bianchi, ma almeno, considerata la disastrosa situazione morale e civile di quegli stati, questo rappresenta una sorta di compromesso, un piccolo passo avanti. Ma la strada è ancora lunga.
Essendo quei territori così contrari alla popolazione nera, il solo pensiero di vederli non solo votare, ma anche studiare, era a dir poco inconcepibile. Persino certe famiglie del sud, meno contrarie, fecero notare quanto l'istruzione per i neri fosse esagerata. Dicevano che era meglio che si limitassero alle elementari e non andare oltre, oppure non istruirli proprio. Gli insegnanti del nord, scesi al sud, vissero un periodo d'inferno. Forse non si aspettavano tutto questo astio nei loro confronti. A nulla serviva se quelle maestre e professori fossero di buone famiglie o benestanti, non erano gente del sud e avevano a che fare con i neri. Questo per loro andava oltre ogni cosa e bastava per odiarli fino alla morte. Anche il fanatismo religioso non aiutò la situazione. Quelle persone, assunte apposta per istruire, non erano ben viste neanche in chiesa. Le persone le guardavano con disprezzo, ovunque, e si faceva in modo di emarginarle e non parlare con loro. Questi giovani insegnanti, tutti ben istruiti e pieni di speranza, furono messi di fronte anche ad una realtà disgustosa. Molte città in cui esercitarono il loro lavoro, sotto tutte quelle disgrazie, erano lasciate allo sbaraglio in termini di pulizia. I veri magnati del sud non badavano troppo alla bellezza delle città, segno del fatto che molti pensassero soltanto al proprio profitto. In tutta questa situazione atroce, anche questa volta il clan trovò pane per i suoi denti, guidato dal malcontento generale e pronto ad esaudire i desideri della popolazione contro quella gente nordista, con la puzza sotto al naso. Pare che non risultino dei veri e propri assassini, ma è probabile supporlo, visto i precedenti. Sono certe, però, le centinaia, infinite minacce mandate agli insegnanti, anche tramite i giornali affiliati al clan. Queste lettere minatorie spesso erano scritte da semianalfabeti, altre sono più pacate, ma ugualmente terribili. Oggi queste lettere si trovano custodite nello stato del Mississippi e sono così tante da rendere quasi impossibile la loro catalogazione. È sopravvissuta però una documentazione terrificante circa l'esperienza di un tale di nome Cornelius McBride, un insegnante proprio del Mississippi. A marzo del 1871, dopo vari avvertimenti del clan, una notte lo rapirono dalla sua casa, lo spogliarono e questo è ciò che successe. Due di loro mi tennero giù, dissero che mi avrebbero dato 100 frustate ciascuno. Uno me ne diede 100, poi un altro 75. Chiesi loro che cosa avessi mai fatto di male e risposero: Dio ti maledica, non sai che questo è un paese per bianchi? Nel frattempo continuavo a dibattermi come meglio potevo, tirando calci e difendendomi quanto possibile. Pensavo che mi avrebbero ucciso quando avessero finito di frustarmi. D'un tratto uno di loro mi si avvicinò con la sua pistola e mi chiese se volevo premere io il grilletto. Risposi di sì, perché non potevo più sopportare una simile tortura. Ma il capo del gruppo disse: sparare ad un tipo del genere è troppa grazia. Quando avremo finito di fustigarlo, lo impiccheremo. Tra me e uno steccato c'era solo un uomo. Cercai allora di attirare la sua attenzione, poiché ero deciso a tentare la fuga. Riuscì, in parte, ad alzarmi. Poi feci un balzo verso quest'uomo e lo colpii più forte che potei. Non so in che parte del corpo lo colpì, né dove egli finì. So che scomparve e io saltai oltre lo steccato. Mi inseguì un coro di bestemmie e mi spararono contro. Sentii i proiettili fischiarmi sopra la testa, lacerando il fogliame tutto attorno. Intanto che attraversavo il campo, continuarono a spararmi, inseguendomi a breve distanza. Il professore poi riuscì a scamparla per un pelo, ma la situazione divenne insostenibile per molte persone. Moltissimi insegnanti lasciarono il sud al loro destino, troppo preoccupati di perdere la vita o traumatizzati dalla poca tolleranza nei loro confronti. Ed è in questo clima che si ambientano gli orrori in Georgia. Sono documentati casi di ferocia brutale contro ex schiavi, diventati benestanti e tranquilli nelle loro proprietà. La saga, se così possiamo definirla, di Perry Javers può servire ad illustrarci il caso della Georgia. Sentite.
Nel 1868 questo Perry vive con la moglie e 7 figli nella piantagione Brinkley, vicino a Comac, nella contea di Warren. Per il clan, Perry e la sua famiglia hanno l'affrontatezza di essere agiati. Molti bianchi della contea si lamentano del fatto che Perry è troppo benestante, a differenza di altri bianchi della zona. Il KKK allora minaccia prontamente la famiglia di Perry, ma lui non vuole cedere e organizza dei veri e propri turni di guardia serali per stare all'allerta. Un giovedì notte del novembre del 1868, il figlio che sta di turno di guardia in casa nota, attraverso un pertugio, parecchie figure vestite di bianco. Subito corre a svegliare la famiglia e purtroppo uno dei figli non riesce a mantenere il sangue freddo. Spara ad uno di quei spettri del clan, uccidendone uno. L'odio di quei adepti cresce a dismisura e si sentono ancora più legittimati a dar sfogo alla vendetta. Tornano la notte seguente, strisciando tra il buio delle pareti della casa. Dentro casa, 2 dei 7 figli non ci sono, ma il resto della famiglia di Perry sì. Gli spettri si limitano solo a farsi intravedere, perché è domenica che decidono di agire di sorpresa. Entrano con forza dentro l'abitazione, trascinando fuori il figlio più piccolo e la madre. Il piccolo viene fatto fuori a colpi d'arma da fuoco, mentre la madre viene appesa per il collo su un albero. Gli spettri, allora, bruciano il corpo del figlio più piccolo, ma ecco che interviene Perry a salvare sua moglie, prima che morisse impiccata, e riesce a non far propagare troppo l'incendio. Perry riesce persino a scacciare a colpi di fucile quegli spettri, e già il giorno dopo, nonostante la perdita del figlio più piccolo, porta via la sua famiglia da lì. Si sta trasferendo insieme a tutti gli altri rimasti in Carolina del Sud. Per come abbiamo visto prima, purtroppo, non è un'idea così buona andare proprio lì. Infatti, a bordo di quel treno, quando la speranza sembrava esserci all'orizzonte, 2 del clan salgono, senza travestimenti, ed eliminano la famiglia di Perry. Soltanto un figlio sopravvive al massacro, ma il clan è soddisfatto. Ha avuto giustizia. La storia di Perry e della sua famiglia è una delle tante minuziosamente documentate in Georgia. Un'altra storia molto simile riguarda la famiglia Brown e di ciò che successe ai coniugi Joe e Mary Brown, marito e moglie. Durante la primavera del 1869, Joe ha avuto, secondo il clan, l'arroganza di comprare legalmente all'asta un appezzamento di terreno. Mary, la moglie, invece, ha riconosciuto 2 criminali bianchi, travestiti da neri, intenti a commettere un reato in città. Per il clan, questo fu sufficientemente grave per mandare una 30ina di spettri in casa di Joe e Mary. Sempre di notte, i membri del clan obbligarono tutti i presenti della casa a uscire. Lo fecero e gli spettri stracciarono le vesti di Joe e Mary e li trascinarono in giro per il campo nudi. Mary chiese il perché di tutto questo. Gli spettri volevano fargliela pagare, perché convinti che lei stesse per andare a denunciare quei criminali travestiti, visti giorni prima. Ma Mary tentò di spiegare che non voleva assolutamente denunciare nessuno, ma il clan non le credette. Quindi la sollevarono per il collo e le diedero 30 frustate. Tra suppliche di pietà, gli spettri la colpirono con il calcio di una pistola. Le diedero dei colpi con dei bastoni. Qualcuno degli spettri fu contrario ad ucciderla. Vedendo lo stato in cui riversava, le tirarono un secchio d'acqua e la lasciarono trascinarsi via. Sopravvisse. La madre di Joe, però, raccontò nel dettaglio su cosa passò il povero capo di famiglia. Queste sono le parole riportate. Gli diedero tante botte da rovinarlo per sempre. Lo buttarono per terra, stringendogli attorno al collo una cinghia e lo trascinarono così per un bel po' in giro. Joe poi gli disse: «Non ho fatto niente io, signori, perché mi trattate così?» Al che gli risposero: «Ti scanderemo, che Dio ti stramaledica. Questo non è posto per te. Ti daremo 10 giorni per andartene e poi Dio ti stramaledica. Ti bruceremo con la tua casa se non fili via».
Ne seguì a queste minacce uno stupro generale verso tutte le donne della famiglia lì presenti. Non è chiaro se tutti loro perirono dopo o durante questo fatto. Il punto è che l'omertà di quei posti, in quegli anni, non era d'aiuto nemmeno per una denuncia. Se eri nero, sulla carta, potevi avere diritti, ma nel concreto non potevi dormire la notte. Come se non bastasse, sempre in Georgia, ci fu un'elezione nel 1870 di un certo politico di nome John C. Reed. Lui è stato a stretto contatto col KKK, tanto che descrisse con un nostalgico entusiasmo la sua devozione al Klan. La Georgia, come la Carolina del Sud e altri stati, si aggrega all'impero invisibile del Ku Klux Klan. Il terzo e ultimo stato da approfondire è la Florida, forse più controverso su cui imbastire una spiegazione. Come accennato prima, pare, infatti, che già prima di Pulaski, città dove è nato il Klan, già in Florida ci fossero organizzazioni ribelli contro il Nord e contro le minoranze. La particolarità di questi gruppetti è la loro smisurata ferocia. Con la diffusione del KKK in tutto il Sud, era inevitabile arrivare in Florida. Lì, questi estremisti trovano un forte legame con gli ideali del Klan, per cui decidono di aggregarsi e continuare a fare, praticamente, quello che già facevano anni prima: diffondere terrore. Malgrado tutti i crimini portati avanti dai ribelli, della Florida e del Klan, in quello stato si è potuto vedere, solo per poco tempo, dei neri arrivati in politica. Pare essere nata in questo stato la paura di un congresso degli Stati Uniti composto unicamente da persone di colore. Queste dicerie infondate e superstiziose sono girate a lungo al sud. In Florida questo problema, perché secondo loro era un problema, aveva anche delle radici demografiche. Dovete sapere che in Florida c'era una tale quantità di gente nera che, per esempio, nella contea di Leon, i bianchi erano in un numero considerevolmente basso. In altre contee si contavano 7 neri per ogni bianco, come si diceva al tempo, e questo generò un malcontento maggiore. Essendo riusciti a salire al potere dei deputati di colore, il Klan capì che la corruzione politica poteva sbilanciare quella nera, e così si fece. Troppe sono state le tresche tra gli alti funzionari di Stato del tempo e troppi tentativi per cercare di ritirare questa sorta di avanzata nera in uno Stato che voleva essere assolutamente bianco. Attraverso inciuci di ogni tipo, molti politici trovarono il voto di altri plagiati dal Klan. Gente per bene e insospettabile, mentre altra, decisamente più spavalda, nell'affermare la propria convenienza alla cavalleria. La lotta politica è stata così forte da minacciare molti neri a non andare a votare proprio e non certo con metodi intimidatori blandi. Così è riportato di come sia stato tanto l'odio e il sangue riversato nei 3 anni che vanno dal 1868 al 71. In quegli anni c'è stata la famosa, ma mai definita, veramente come tale, guerra della contea di Jackson. La guerra della contea di Jackson, in Florida, segna un punto davvero basso della storia e ci sono elementi incerti. In quei 3 anni, anche altre contee registrano morti su morti. In totale, il numero ammonta a 235 morti violente, ma pare che la cifra possa essere più alta, più del numero registrato nella Carolina del Sud. E ricordiamoci, sono cifre importanti se consideriamo l'epoca. Soltanto nella contea di Jackson si registrano 153 morti, praticamente la maggior parte. La guerriglia inizia nel 1869. Non si sa esattamente quale sia stata la causa principale. In pratica è successo questo. 2 agenti del Freedmen's Bureau, quell'organo creato per aiutare i neri nell'emancipazione, arrivano in Florida. I loro nomi sono William Pureman e Thomas Hamilton. A quanto pare, e non è sicuro, entrambi gli agenti fanno di tutto per accendere l'odio dei neri verso i bianchi. Spingono, viene riportato, criminalmente i neri a bruciare le proprietà agricole di persone bianche.
i bianchi della contea allora, trafitti da questa presunta ingiuria e del fatto che dovessero pure pagare dei contratti di lavoro stabili agli ex schiavi, non ci videro più. Alcuni riuscirono a rintracciare questi due agenti, ritenuti da loro come i responsabili. William Pureman rimase ferito in un'imboscata, mentre il suo collega, Thomas Hamilton, ci rimase secco. Così i responsabili, tra virgolette, di questa infamia sono stati eliminati. Ma questo non sbollenta gli animi fin troppo accesi. Viene detto infatti di come ne seguì una serie di tormenti, come per esempio quell'agguato completamente casuale ad una famiglia che stava facendo un picnic. Quel giorno morirono un uomo e un bambino. La morte di quei due mandati dal governo genera caos su caos. Per le strade della contea di Jackson non si può camminare liberamente. Il 7 ottobre 1869, tre membri del clan, prontamente fatti avanti in questa guerriglia, rapiscono un'intera famiglia composta da marito, moglie e figlio, uccidendoli e gettando i loro corpi nelle fogne. L'11 ottobre si contano 7 morti e 2 feriti. A febbraio dello stesso anno si è già arrivati a 75 morti, tra cui anche bianchi, colpevoli di essere di un altro schieramento politico. Il clan si vanta che le morti da loro provocate, a quel punto, arrivassero in verità a 170. La cosa terribile è che quella guerriglia della contea di Jackson finisce proprio perché è stata fatta piazza pulita. Non c'è più nessuno di così molesto, per cui occorre continuare questa strage. È una sorta di vittoria che il clan festeggia e registra. Ovviamente tutto questo si diffonde tramite i giornali e molte di queste testate fanno sì che si diffonda il verbo di un clan patriottico, giusto e potente. Unico in grado di poter regnare in uno stato lasciato in mano ai nordisti impuri e ai neri liberi di fare quello che vogliono. In generale, l'attività del clan in Florida rimase notevole durante tutto il periodo della ricostruzione. Ma i 3 anni del Regno del Terrore, che vanno dal 1868 al 1871, quindi gli anni della strage della contea di Jackson, furono devastanti. Da lì in poi ne seguì un periodo di relativa calma. La Florida fu uno degli ultimi stati a tornare sotto il completo controllo dei bianchi locali. Per questo motivo le rivolte furono così accese. Sia per l'eccessivo numero di neri presenti e sia per le leggi a loro favore, che stando ai membri del clan avrebbero portato solo alla rovina. Così, tutte quelle morti sono avvenute per fanatismo idealista e fuorviante che trovò l'apice col passare del tempo. Il sogno dell'impero invisibile si va sempre più concreto. Era inevitabile che volessero puntare in alto, arrivare a Washington per cambiare radicalmente la situazione in tutti gli stati dell'Unione. Arrivati a questo punto, forse vi state chiedendo: ma come ha fatto il Congresso a permettere l'esistenza del clan? Davvero così in pochi hanno cercato di contrastarlo? Le risposte sono complesse e ci vorrebbero delle ore per rispondere a queste pesanti e giustificabilissime domande. In sintesi, si potrebbe dire che ci hanno provato. Ricordiamoci che il clan è diventato fin da subito illegale. Il problema è molto più sfaccettato e variegato. Forse un esempio, che può essere calzante, è quello di paragonare il clan alla mafia italiana. È ovvio che lo Stato italiano fa e ha fatto di tutto per contrastarli. Ma se ancora esiste, vuol dire che non è così semplice. Al fine di quell'Ottocento, di ricostruzione americano, si possono trovare delle persone che non sono, e mai lo saranno, a favore del clan e di tutto questo odio contro il Nord e il diverso. Ma la forza in gioco, miei cari freaks, è la paura. La paura fa nascere omertà, e l'omertà porta alla proliferazione di crimini. Come detto prima, il clan è nato nei posti giusti ai momenti giusti. Per modo di dire, ovviamente, perché con gli occhi di oggi ci appare tutto come orribile, ma quel tempo, per tantissimi, non lo è affatto. Ed in questo clima di diffusione, che di colpo, il clan si ritrova dimezzato, ristretto, e serve qualcuno che lo riporti in auge. Ma perché?
Praticamente, ai primi del Novecento, il clan ebbe una sorta di sbalzo. Nonostante se ne parlasse ogni giorno e quasi a nulla servirono tutte le precauzioni del congresso, assistiamo ad un'alternanza notevole. Molte manifestazioni vennero fatte in grandi città. Molti libri pro clan vennero diffusi, plasmando la storia al volere dell'ideologia bianca suprematista. L'entrata nel nuovo secolo, però, segna tutto il mondo in una serie di rivoluzioni, nel bene e nel male. Per il clan, ovviamente, è un male non poter ancora arrivare al congresso, il non poter mettere le mani in quella sacra costituzione dei nordisti, ma così, infangata, per i sudisti. In quei periodi possiamo affermare che siamo a cavallo di uno sbalzo anche nel clan stesso, oramai allo sbaraglio per gli eccessivi crimini e per le eccessive persone che ne sono entrate a far parte. Per loro serviva qualcuno in grado di dare una svolta, una ventata d'aria fresca, una rivoluzione interna che avrebbe permesso al clan di arrivare finalmente a Washington. Così entrò in gioco una persona in grado di realizzare tutti i sogni dei rimasti adepti. Il suo nome è William Joseph Simmons, un ex generale, proprio come i sei fondatori, che col pugno di ferro portò il clan alle vette più estreme. Ma in che modo? Simmons viene citato spesso nelle fonti storiche del clan. Addirittura si pensa che sia stato proprio lui a fondarlo, per quanto è stato influente e un gran mago eccellente per il clan. Simmons nasce nel 1882. È stato un commesso viaggiatore e aveva fatto il suo noviziato come predicatore metodista. Pare che sia stato insegnante di storia presso la Lanier University di Atlanta, università che passa poi nelle mani del clan. Simmons ha una passione smisurata per le confraternite e i grandi discorsi pubblici, il perfetto leader del clan quindi. Prima di unirsi ufficialmente, anche se un parente faceva già parte del clan, lui nutre già delle certe simpatie. Ma è dopo un incidente d'auto che, nella convalescenza, crede di poter essere l'uomo in grado di portare il KKK in alto, come mai prima d'ora. Riesce così ad entrare, una volta guarito, all'interno dell'organizzazione, fino a raggiungere la vetta. Nel 1915 viene fatta una cerimonia ristretta in cima alla Stone Mountain. Lì allestiscono un altare su cui posano una bandiera americana, una Bibbia aperta, una spada sguainata e una borraccia d'acqua. Viene così istituita una risurrezione del clan e Simmons è il candidato perfetto. Alto, snello, con gli occhiali a molla. Simmons è un uomo dall'aria distinta ed è un efficace oratore. Fa una cosa senza precedenti. Rende ufficialmente legale la presenza del clan come società anonima. Così, come in ogni società, c'è bisogno di soldi e finalmente per loro inizia a circolare del denaro da spartire tra tutti i soci, con quote associative e con tanto di stipendio, se così si può definire, per alcuni membri. Un nuovo ruspante inizio per loro, ma il grande mago Simmons deve però fronteggiare contro non pochi problemi per portare il KKK così in alto, come vuole lui. Perché? Beh, intanto inizia la Prima Guerra Mondiale e lì sono guai per tutti. Nel 1917, malgrado tutte le promesse e le buone intenzioni di Simmons per il clan, questo contava meno di 2000 iscritti. La maggior parte nella Georgia e nell'Alabama. Oltre a questo problema, ne arrivò un altro peggiore. Pare che un delegato del gruppo scappò con la cassa della società. Simmons dovette persino ipotecare la propria casa per tenere il clan in vita. Si stava mettendo molto male per lui e il suo orgoglio lo frenava nell'accettare la carità di esterni benefattori. Ma nel 1920, dopo ben 4 anni e più di scoraggiamento, Simmons cedette. Gli arrivò una promessa di vitalizio di $100 alla settimana, una proposta troppo allettante perché potesse resistirvi. Il giorno in cui firmò il contratto, ovvero il 7 giugno 1920, segnò il vero e proprio inizio del clan moderno, che rifiorì assumendo un'importanza nazionale sempre più crescente. Simmons vide il suo sogno realizzarsi. L'offerta di quel denaro gli venne fatta da un certo Edward Young Clark, un tale che proveniva dal mondo del giornalismo e che si era, durante la guerra,
dato da fare nel promuovere campagne per la raccolta fondi a scopo patriottico. Nel clan vide così la summa perfetta di tutti i suoi ideali, in Simmons l'uomo perfetto da manovrare per portare il clan fino a Washington. Simmons, per quanto da vedere di essere un vero leader, è quello che noi oggi consideriamo un uomo di paglia, un bugiardo patologico, che però è molto malleabile, se dietro c'è una mente più arguta di lui, capace di guidarlo dietro le quinte. Intanto, la propaganda a favore del clan tocca i massimi storici. Nel 1915 esce uno dei film più importanti della storia del cinema, e purtroppo con una visione razzista e pro-clan, ovvero The Birth of a Nation, la nascita di una nazione. Questa pellicola in particolare aiuta a miticizzare i membri antichi del clan, oltre a considerare i sei fondatori come degli eroi della patria, a servizio della vera razza bianca e del Sud. Il film, a rivederlo oggi, risulta sbagliato, eccessivamente lungo e dal finale completamente assurdo. È innegabile però lo sforzo artistico, tra virgolette, dato che ha ispirato molti film successivi, non solo relativi al clan. Il cavalierato del KKK cresce così tanto da scoppiare. Mai aveva visto un'aggregazione così netta e prolifica. Le famose domande da fare durante l'iniziazione cambiano sotto la guida plagiata di Simmons. In ordine, queste sono le 10 domande del clan. La ragione che ti spinge ad affiliarti al clan è seria e disinteressata? Sei cittadino nativo degli Stati Uniti, bianco e non ebreo? Sei decisamente contrario a qualsiasi legame di qualsiasi natura che vincoli a una causa, un governo, un popolo, una setta, un capo che non siano degli Stati Uniti? Hai mai avuto simili legami in passato? Credi ai dogmi della religione cristiana? Sei convinto che gli Stati Uniti e le sue istituzioni siano al di sopra di qualsiasi altro stato civile, politico o ecclesiastico del mondo intero? Sei pronto a giurare solennemente e senza riserve di difendere e conservare le istituzioni degli Stati Uniti? Credi nello spirito del clan e sei disposto a mantenerti fedele ad esso? Credi nella supremazia bianca e sei pronto a lottare per essa? Sei pronto ad obbedire fedelmente alla nostra Costituzione e alle nostre leggi e ad attenerti di buon grado a tutte le nostre usanze, necessità e regole? Si può sempre contare su di te? Gli anni tra il 1921 e il 1926 si è il picco massimo auspicato da Simmons e da tutti i membri, antichi e nuovi. Libri, film, giornali, politici, uomini comuni dal sud al nord. Tutti, proprio tutti, parlano del clan e in modi contrastanti. Pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale, il clan passa a 1 milione di membri, ma il picco si tocca con i 5 milioni di membri in tutti gli Stati Uniti, una cifra astronomica per l'epoca. Nonostante tutte le inchieste e tutti quelli che provano a remare contro di loro, il Ku Klux Klan arriva a manifestare al nord. E arrivano anche a Washington. Ci sono delle divergenze di date. Chi riporta il 1926, chi precisamente l'8 agosto del 25. In una di queste date sono stati ripresi da telecamere e fotocamere i membri del clan in corteo a Washington. Donne e uomini si unirono nella grande città e proprio a Washington, la città simbolo, per dar prova della loro potenza e supremazia. Bandiere americane vennero sventolate in segno di patriottismo. E solo l'arrivo della pioggia impedì loro di portare ben note croci in fiamme. Tuttavia, fu un evento epocale, la speranza degli stessi sei fondatori, che in uno studio semplice nella cittadina di Pulaski videro i loro sogni realizzarsi. Non ci sarà mai più nel corso della storia un evento così grande relativo al clan, perché quella famosa marcia segna la seconda era dell'organizzazione. Un'era più violenta della precedente, più sfacciata e più incontrollabile.
ritenuto comunque fuori legge. Da lì in poi il clan sarebbe sempre più decaduto, senza però fermarsi nelle stragi e nei crimini, di cui molti documentari ne hanno parlato abbondantemente. Che questo video possa aver aiutato a comprendere come una delle più grandi sette del mondo è nata. Il Ku Klux Klan persiste anche ai giorni nostri. Risulta difficile, se non impossibile, eliminare un'ideologia. Le idee viaggiano e mutano. Alcune però resistono alla prova del tempo, proprio come la loro. Le fiamme di quelle croci ancora bruciano gli animi di chi crede che quegli ideali siano giusti. Era giusto però non dimenticare e far capire come certe idee e certe organizzazioni nascono. Non bisogna dimenticare come un male nasce e per quale motivo. Anche se la storia è ricca di ancor più dettagli, oggi ci limitiamo a queste macro nozioni. Questa è la fine della storia della nascita del Ku Klux Klan.